abbandona senza una ragione, comincia sempre così, e che soffre sempre come da copione, di legge piange qui. E tu pure piagno per sta cosa e niente, e a me non fa così. Noi non siamo storie, stufo di romanzo, è facile a capire. No, che da qua non sei tu. Tu sei qualcosa di più, di più, di più, di più. Contatto da non istinti una parola vera. Lui che ci ha stringito per telefono a sera. Con qualcuno in bocca e una parola sincera. Si amiamo. Tu capisco sempre quando dormi più tardi. Io questa ragione non sopporto tuo padre. E l'anno su un vivere la stessa paura. Sta buono. Sogniamo casa nostra, tu che aspetti alla finestra, io che torno dall'amore, con in tasca il nostro amore, foto romanzo per me. L'oro che si baciano in un grande cuore finisce sempre così. Tu che credi sempre in questi grandi amori, ma poi non è così. Questo amore rosso non è fatto d'arte. Buongiorno. Oh, buongiorno capitano. Ciao. Come stai? Vorrei dormire qualche ora in più. A proposito, quando hai un minuto, potresti andare da mia moglie? Dovresti fare una riparazione, una cosina da poco, stai tranquillo. E me lo domandate pure. Per voi questo è altro, capito? Grazie. Oh, ma si proprio tutti scemi! Veramente? È la quarta persona che me lo dice da stamattina. Ma è grave? No, è normalissimo. Ah, meno male. Ma cammini, cammini, scemo. Come me trasi prima a me, no? Come facciamo a trasi prima? Ah, va, va. Nino, guarda che c'è quel lavoretto da fare su dalla baronessa. Dalla baronessa vado io. Allora io vado dalla signora Mariana. Vabbè, fate come vi pare a voi. Sì, sì. Ah, apri, apri. Come si apre sta ascensore? Ma così. Ma no! Ma che la capo, la mamma? Ma no! Vai, lo dico pure a me. No, mo muovete, trasi, chiatto, trasi. Sì. Ma non sale questo ascensore, eh? Sì, siamo. Non sale perché pesi troppo. Guarda come sale. Ciao. Ma vaffanculo, va, me ne vado a picchi. Ma no. Ciao Anna. Ciao Nino. Mamma, c'è Nino. Vieni. Sì. Ciao Nino. Buongiorno signora. Senti, c'è il citofono in cucina che non funziona. Gli sì. Dai uno sguardo. Certo, fai tutto te, io ho un attimo da fare di là. Grazie. Nino. Ma non ero asciutto questo. Ma che diavolo stai facendo? Giochi a nascondino. Cercavo il citofono. Ma il citofono sta di là. Che cos'hai? Oh. Tutto a posto, sì. Ti vedo strano. Benissimo, non tutto mi okay? Anna, guarda che fai tardi, eh. Sì, mamma. Scusa, devo andare. Franco mi accompagna al conservatorio. Ciao. Anna. Dimmi. Salutami Franco. Certo, ciao. Arrivederci. Hai già fatto, Nino? Sì, ci ha fatto una bella figura in bene. Come hai detto, scusa? No, dice per il citofono è proprio una giava, però mo la giusta. Bravo. Ossa e palossa, carne e pecora e tutta ossa. Vedo, vedo, abracadì, abracadì.
luogo. Ma dimmi, la tua fidanzata è lontana? No, no, è vicina. Abita in questo palazzo. In questo palazzo? Sì. Ah, bragadì. Ah, bragadà. Toglimi tu da questo pasticcio. Fammi varianna ammurata e stu saciccia. Ah, cominciamo bene. Ma sembra a me di guardare. Ci stanno quattro capi cane pazza. La capi cane pazza qua, la capi cane pazza là. Quanta capi cane pazza stanno in questo palazzo? La vedo! La vedo, è sì, proprio sì. Lei! Sì! La vedo che è lei! La vedo fedente! Beh, e mo che ho fatto? È che la fedente che mi mette sempre un sacchetto e la munnezza innanzi a porta mia! Appena la vedo glielo dico! Sono fedente! Mamma mia! Che c'è? Tiene due zanne! Due zanne? Ma sono i denti! I denti? Abracadà! Tiene due bastoni! Meglio liscia a coppe! Due bastoni, io vedo! Due bastoni! Ma che bastone? Saranno le gambe! Ah, se lo dici tu! Abracadà! Abracadà! Fuma, stronzo, fuma! Ampia, guarda come ti sei ridotta, mortacci tu! Ecco, la vedo! La vedo! Abracadà! Ora la vedo bene! La vedo, la vedo! Eccola! Povera ragazza! Eh sì, lo so! Ti vuole tanto bene! Certo, perché io le porto sempre da mangiare, le porto! Mangia sempre, però... Niente? Niente! Povera ragazza! Ora sì. Sta per condire la pasta! Dopo lo piatto e maccherò! Pieni di sugo! Pieni di parmigiano! Che bello! Dopo gli spaghetti! Si mangia! Ma che succede? Il padrone si è pigliato il piatto e se lo porta via! Ma aspetta, aspetta! Lei è presa da Lila, ha preso la scolapasta e ma che c'entro io? Gli arancapo padrona! Ha fatto bene! Adesso ho capito cosa ci vuole per la tua fidanzata! Tieni, questo è un filtro d'amore! Bevilo tutto! E vedrai che cosa ti succederà! Vedrai che tutto cambierà! Vai! Grazie, signora baronessa! Me lo bevo subito! Lucio! Ehi! Tutto a posto con la baronessa? Sì, sì, tutto ok! Bene, allora ci vediamo stasera al buco! Esatto! Mi raccomando, vieni, Lascia stare, sì! Porta il carburante! Vabbè, allora io me ne scappo, Ci vediamo al buco stasera! Ciao! Lucio! Sa scivezzo, non le ha portato! Non so ci più che tornare. Sempre questo stomaco vuoto, non ho fame, niente mi va. Sto passando le notti sudato, tu con tu meglio sto a guardare. La grava nasconde il tuo scuro, ho ripreso vizi e fuma. Insomma.
no, ragazzi, qui non funziona proprio nulla. Bisogna cambiare. Se ci presentiamo così alla festa della NATO, ci prendono a calci nel sedere, ve lo dico io. Già, dici che non funziona perché la canzone l'ho scritta io, ti pareva? Ma che c'entra questo? Tu non conti, è proprio la canzone che non funziona. Tu che ne dici, Anna? A me sembra perfetta, bellissima. Anzi, credevo di aver sbagliato il basso e la chitarra, ma ascoltandola direi che è ottima. Vabbè, se lo dici tu che studi al conservatorio, boh, che ne... Ma perché noi non capiamo niente? Ma non l'ho capito bene, ma come... Cara! Ciao. Ciao ragazzi! Vi ho portato tutto! Qui, ecco! C'è tutto! Fatemi arrangiare Coca-Cola! Che succede? Ci cattolo, ci meglio! Ci meglio! Sei più forte! I panzarotti! Nino! Ma insomma, la volete piantare adesso? Dai ragazzi, non siete qui per ingozzarvi, forza! Ricominciate a provare, ricordatevi che domani avete quell'audizione che vi ho procurato e non mi va di sputtanarmi per voi! Un momento! Signori e signore, un attimo di attenzione, prego. La mia ultima creazione. Buon divertimento. Ciclina. E che è questo? Quelli della notte, quando si sentono male. Dai Lucio, qui dobbiamo lavorare. Ti è piaciuta la canzone? Sì, è bellissima, e poi la tua interpretazione è stupenda. Grazie. E io non posso fare un numero mio. Senti Anna, che c'è fra te e fra? Niente, siamo solo amici, come con te. Sì, con la differenza che con lui ci esci. Perché tu non me lo hai mai chiesto. Perché se te lo chiedo? Dai, provaci. Anna, io... Ciao, eh? Ciao. Oh, ma chi sei proprio struzz? Tesoro. Ciao. Ciao. Come stai? Adesso che sei qui, bene. Ah, mi fa piacere. Senti, amore, hai mangiato stasera? No, lo sai che i miei padroni non mi danno da mangiare abbastanza. Ma non ti preoccupare, perché qui c'è il tuo Luciotto. Sai che ti ho portato? Che mi hai portato? Sai che ti ho portato? Che mi hai portato? I supplì! Un bacio e un supplì! Un supplì e un bacio! Un bacio e un supplì! Ma Lucio, lo sai che non mi piacciono i supplì! E poi devo mangiare in bianco! Allora, niente baci! Niente! E invece dei baci... Niente! Niente! E adesso? Che facciamo? Che facciamo? Io mi mangio i supplì. Oh, che ci vuole tanto. Nino, la vuoi spegnere quella luce? Tra poco, mamma. Buonanotte. Buonanotte, ma avete da andare a dormire, figlio mio. E luce alle stelle. Oh! Oh! Viene qualcuno! Vieni qua, nascondiamoci qua! Non so, ora vado a vedere. Che paura, l'ho visto proprio io l'ho visto, sì. Dove? Là sopra. Non mi preoccupare, ora ci penso io. Aiutaci tu, allontana lo spiritillo dalla casa mia. Oddio mio, allontana lo spiritillo dalla casa mia. Figlio, è venuto e vi prenderà. Noi prenderemo tutti, amore. Ma chi è che butta? Mannaggia, oh, ma che fa, picchiate lo spiritillo? Te lo faccio vedere io, lo spiritillo. Ma che sei diventato, scemo? Ah. Io sono! Mo scemo sono chi? Ma vedi un po' come rimane. Hai visto cosa hai combinato? No! Hai svegliato tutto il palazzo! Ma no! Adesso la chiave non te la do più, va bene?
E adesso vai. E dove vado? A fangula. Sì. E la signorina? Anche lei. Hai sentito? Andiamo. Dove vai? Vado prima io. Vai a fare in culo prima tu, va. Poi veniamo noi. Tutto a posto. Non ho visto. Se n'è andato. Mamma mia, ma sei sicura che non viene più? Oh, mamma mia, no, mica andiamo paura. Per questa notte non verrà. Non vi preoccupate, non verrà più. Beh, adesso andate tutti a letto. Non ci sono più gli spiriti, sono andati via. È vero, signore? Dove sono andati dove gli sono spiriti? Dove sono andati gli spiriti? Sono andati via. Se ne sono andati. Ok. Sì, via. Se ne sono andati. E passiamo. Buonanotte. Ah, pattuglia numero 115, raggiungetela, prendetela! L'hai presa? In pieno! Ma già, mamma! Nino, che botta! Aia. Lo sai che ti credevo mezzo stronzo, invece... E invece? Sei tutto stronzo! Che piacere avere gli amici come te! Dove vai? Aspetta! Dai Mariani, guarda quanta roba! Fammi una cortesia, portaci questa Anna da parte mia. Anna? Sì, Anna. Vabbè, va, proprio vabbè. Perché sei tu, Nino! La baronessa! Nino! La baronessa, non mi deve vedere, nascondimi! Capisci? Nino! La signora baronessa! Hai visto per caso quel simpatico giovanotto chiatti chiatta? Ah, Lucio! No, non l'ho visto! No, non l'ho visto perché stamattina non stavo in guardiola, può darsi che è passato. Peccato! Di un po', vorresti farti leggere la mano al posto suo? No, no, non ho tempo, grazie. Ma mica ci vuole tanto tempo. Bastano 10 minuti e io ti dirò il futuro. Non mi interessa il futuro. Adesso devo andare. Ho un appuntamento con l'occulto. Un'occultazione. Ma ridere un po'. E mi saluti l'occulto. Occulto, 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 occulto. Oh! Hai finito di giocare a tennis, porca miseria. Oh, ma tu sei stato tu che hai messo la faccia sotto la scuola. Va bene, va. Senti, se ho capito bene, la baronessa è andata nell'occulto. E chi è? Lui, quello che fa i filtri magici per l'amore. Che roba? Sono una specie di lassativi. Tu pensa che me ne abbia dato uno l'altro giorno e da quel giorno ancora me la sto facendo addosso. Senti, io vado dai Mariani. Mi sentivo una puzza. Lo sai che questo ragazzo è un vero poeta? Erano anni che non leggevo frasi così dolci, piene di sentimenti. E soprattutto così commoventi. A me è quasi venuto da piangere, pensa. Di cosa state parlando? Di questa poesia che ha scritto Nino. Era in una busta per te. E voi naturalmente l'avete aperta. Ma noi veramente non pensavamo che ti sarebbe dispiaciuto. Mi pare che sia una cosa più che naturale da parte di un papà, O di un carabiniere. Deformazione professionale, È questa la lettera incriminata, grazie, ciao. Ciao, Uè, ma non la capisco quella ragazza. Ma... Ah, Nino, allora che facciamo, scusa? Non lo so, non lo so. Siete in ritardo di mezz'ora e siamo tutti con le mani in mano. Ehi, amico, datti una calmata, mica stai parlando con la tua serva. Quelle partiture sono un piacere che lei ci fa e non è certo pagata per farlo. Non c'è bisogno che tu me lo ricordi, questo lo so da me. E allora tieni chiuso quel becco e vai di là a lavorare, hai capito? Guarda che tu non dai ordine a nessuno, penso solo a trovare gli ingaggi e a non rompere. Senti, bambino, aspetta un momento, vedi un po' di riordinarti le idee. Tu farai pure parte del complesso, ma il gruppo, ricordati, l'ho messo su io e da questo momento tu vai ad urlacchiare le tue canzoni da un'altra parte. Sono stato abbastanza chiaro? Vuoi che te lo ripeto? Hai chiuso con noi, hai capito? Vattene. D'accordo. Canta tu al posto mio e buona fortuna. Ti sembra questo il modo di trattare le persone? Ma se ha cominciato lui. E poi me ne fotto. E io no, invece. Dove vai? Vado a fare quello che dovresti fare tu. Ma... Nino, aspetta un attimo! Aspetta, ti dico! Che vuoi? Volevo dirti che mi dispiace per quello che è successo. Non è colpa mia. Lui ce l'ha proprio con me. E tu gli hai dato troppo spago. Che significa troppo spago?
Lascia perdere. Hai letto le parole della mia canzone? Ah, a proposito, volevo dirti che ti sarei molto grata se quella roba me la consegnassi personalmente un'altra volta. Io ti sarei ancora più grata se tu non la chiamassi quella roba. Davvero? E come la dovrei chiamare, Divina Commedia? Chiamala come vuoi, ma... Che sta succedendo qui? Ah, eccola. Non sta succedendo niente. E non succederà niente. Buona permanenza. Te l'avevo detto di lasciarlo perdere. Non ne vale la pena. Andiamo dagli altri, dai. Sono lo spiritillo venuto da... Faccio andare via! Aiutami tu! Ci sta lo spiritillo! Satana, aiutami tu! Vada dentro, Satana! Vada da casa mia, spiritillo maligno! Ancora lo spiritillo! Che succede, signor baronese? Ma no, è un imbecille! Ma chi è lo stronzo? Hanno sotto le lenzuole! Ma chi è? Può essere un imbecille! Ma c'è un solo spiritillo! 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 Lo spiritillo! Mamma mia! E che ha fatto? Niente, c'ha un brutto vizio. Quando vede le lenzuola diventa un lupo mannaro. Mamma mia, diventa uno zombio. Sì. Questo fetendone mi ha fatto prendere questa paura. Mi è venuta la verminara. Che è la verminara? Sono i vermi. Ma vuoi fondi o no? Mi stai facendo per figure in me. Dammi già. Spirito. Dammi già. Tieni. Dammi già. Non me la dai più, no? No. Mai più. Ricordati che sono sempre un amico tuo. E te lo dimostro pure che non porto mai rancore. Stammi a sentire. Nella finestra c'è Anna che sta provando una canzone bellissima. Vai. Ove? Sì. Allora dì. Sì. Fa mettere la una baronista, va. Spiritillo, che bello. Dammi la chiave. La chiave, vai. Lo spiritillo. Ma non c'è più rispetto. Questi ragazzi, ma quando sono fessi, non sanno fare niente. Quello neanche lo spiritillo sapeva fare. Niente, non sanno fare proprio niente. Ma voi vedete che si passa con questi ragazzi. Avanti, sputa il rospo. È da quando ci siamo visti che te ne stai lì muta come un pesce. Allora, cosa c'è? Niente c'è. Cosa pretendi, che mi metta a ballare o che monti sull'auto e ci faccia le capriole sopra? Potresti anche essere un po' più affettuosa con me. Dai, piantala su, facciamo pace. No, ti prego, lasciami perdere, non mi va. Perfetto, non si chiacchiera. Non si fa pace. E accidenti, alla Iella niente sigarette. Posso prenderne una delle tue? No, aspetta. Calmati, volevo soltanto prendere una sigaretta. Non sopporto che qualcuno frughi dentro la mia borsetta, te la do io. Perché? Se ci frugassi dentro cosa ci troverei? Niente ci troveresti, ma non lo sopporto, te l'ho già detto. Vediamo un po' se è vero. Franco, ti ho avvertito, non permetto neanche ai miei genitori di mettere il naso fra le mie cose. Vediamo un po'. Ecco qua, è svelato il mistero. Ridammela, non ti riguarda. Una lettera indirizzata a te. Fammela leggere, no?
Questa è una poesia di Nino. Senti, senti. Sei un essere spregevole, ti odio. Ma che fai? Dove te ne vai? Anna! Anna! E cosa ci fai qui? Ma non lo vedi, accidenti, sto piangendo. Sfogati pure se vuoi. Se mi reputi un amico posso aiutarti. Tu non puoi capire, del resto non hai capito mai niente. E che significa questo? Ho capito, dai. Hai litigato con Franco. E non pensarci, vedrai che domani senz'altro tornerà, ti chiederà scusa, ti dirà che non succederà più e farete la pace, ok? Ma che diavolo hai capito? Non è stato lui a lasciarmi e nemmeno io. La verità è che non ci siamo mai stati insieme. Ma lui ha sempre fatto di tutto per far credere il contrario, specialmente a te. E allora perché uscivi con lui? Perché parlavi solo con lui? Ma lo vuoi capire, stupido? Che tutto quello che ho fatto l'ho fatto solo per te. Perché? Perché io ti amo e amo solo te, capisci? Ma c'è qualcuno qui? No, perché? Allora ce l'hai con me? Sì, con te. Ma io ti ho sempre amata. Io ti ho sempre amata, seguita, spiata. Ogni sera venivo qua e da questo balcone ti guardavo, ti ascoltavo mentre facevi la musica per le mie parole. Chiudevo gli occhi e ti sentivo tra le mie braccia, mentre tu suonavi la mia canzone, quella che avevo scritto per te e che pensavo che non ti piacesse. Quella è l'unica bugia che ti ho detto. La verità è che non mi andava di dividerla con nessun altro, perché l'avevi scritta per me. Ti ho fatto tanto male, vero? Tanto. Ma ti perdono. Perché mi perdoni? Perché ti amo. Ti amo. E non sono mai riuscita a dirtelo come volevo. Ogni volta che ci provavo mi mancavano le parole. C'era sempre tanta gente intorno a te. Più allegra, più in gamba, più tutto. Che accidenti sarebbe importato di uno come me? E vado penso che se non gestisse sta vita a regalarsi a qualcuno. Che saccia, a una guaglione innamorata e una guaglione dare qua a te. Come me? Che dica, ma a te nessuno ti può assomigliare. Tu sei unico, sei solo, ma sai capire, ma sai pigliare, ma sai imbrugliare. Tu sei tutto, sei la speranza che mai ha avuto niente e all'improvviso tieni tutte cose. Tieni a te. Com'è bella. E quando l'hai scritta? Che cosa? Questa poesia. Ma non è una poesia. Dai, non mi dire che l'hai inventata adesso. No, non ho inventato niente. Me l'hai suggerita tu. Guardandoti negli occhi, ci leggo tutti i miei pensieri. Anche tu sei sempre stato nei miei pensieri, fin da quando ero piccola. Mi ricordo. Ti ricordi quando ero piccolino? Ti chiamavano bambolino. E a te semenzella. Sai che significa semenzella? No, dimmi. È un chiodino piccolo. Siccome ero piccolo, giocavo bene a pallone. Passavo per sotto il coscio ai giocatori e mi chiamavano così. Come ti voglio bene, bambolè? Come ti voglio bene, semenzè. Aspetta, dove vai? Oh, non correre, non correre.
grazie. Buoni? Buoni. Tu pensa che stai mangiando dei tramezzini avanzati della festa del principe? E questa è la bottiglia che ho preso dalla cantina del principe. Ma è champagne. Ma che champagne? Era vuota. Ci dovevano mettere dentro il pomodoro e io ci ho messo la gazzosa. Sempre frizzante. Gioia. Mi vuoi bene? Stasera non ci disturberà nessuno, amore. Sarai mia. Carezza! Porca puttana, ma che cazzo! Scendiamo! Andiamo via! Mi supplì! Lascia stare, supplì! E luce alle stelle! Oh, dolce cinace! Ah no, Lucio, questa volta mi dispiace per te, ma non mi fai paura! Andiamo, fatti fare! Oh, madonna! Amore! Ma qui stanno veramente i fantasmi! Scappiamo! Buongiorno, signor capitano. No, maggiore, ho avuto la promozione. Ah, complimenti, congratulazioni. Ci trasferiamo a Milano, si torna a casa, signora. Mi raccomando, Anna, la bambina rimane qui ancora un po', deve terminare il corso. Un'occhiatina, mi raccomando. Sì, lei. Sì, stia tranquillo, signor maggiore. Grazie. Prego. Nino, buongiorno, ti ho cercato, sai. Come mai? E siamo trasferiti a Milano. E Anna? Anna rimane qui. Per sempre. Ma come per sempre? Per alcuni giorni deve finire il trimestre. Poi Nino, mi raccomando a te. Voi siete cresciuti come fratello e sorella. Tienile compagnia. Sì, certo, stai in buone mani. Ciao. 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 Posso star tranquillo, eh? Sì. Ciao. Nino, dai, non essere così triste. Guarda che strano, in questo fotoromando c'è una storia che sembra proprio la nostra. Anche lei parte, però lui è sorridente, non è triste. Beh, loro già conoscono il finale, proprio per questo è un fotoromanzo. La nostra storia non è stata ancora scritta e non sappiamo come andrà a finire. Nino, guarda, se è così, preferisco che tu domani non vieni alla stazione. Veramente, non lo sopporto di vederti così. Non posso. Ho promesso a tuo padre di accompagnarti e poi... preferisco che stiamo insieme fino all'ultimo. Dai, Nino, del resto parto domani. Cerchiamo di non pensarci, ti prego. Andiamo. Di là, vieni. Lo sai anche tu che mi dimenticherai, vero? So che hai detto una cosa che non stai pensando. Io penso solo a domani. Quando mi sveglierò, vedrò la tua persiana chiusa e mi illuderò che forse sei ancora con me e che non sei partita più. Nino, promettimi che quando finirà la scuola staremo un'altra volta insieme. Te lo prometto. Amico più caro mi sfogherò.
questa foto sul petto e scriverò: grazie amore, e ti della grama ti chiamo ancora. Ciao amore, tu te ne vai e me se c'è. Vorrei sapere una cosa da te. Dico una cosa. Avanti, va. È un mese che vi sentite per telefono con la tua fidanzata. Un mese. Si può sapere quali sono i problemi che ti assillano? Il problema è che non riesco a stare senza di lei. E non la posso sentire solo per telefono. La devo vedere, guardare, parlare. Starle vicino è un'altra cosa. Allora che devi fare? Che ti serve? Un treno. E allora tocca andarla a rubare alla stazione. E magari un rapido. E vabbè. E allora che vuoi? Senti, Lucio. Io vado, ho deciso, parto. Vado a Milano. Finalmente. Faccio bene. Fammi una cortesia. Se vedi i miei amici, certo, digli che io non mi dimenticherò mai di loro. E se un giorno avrò fortuna, saranno sempre loro a suonare per me. Stai tranquillo. E mi raccomando a mamma. Stai tranquillo, non le mancherà nulla. Lo sapevi che a tu si sembra meglio, amica mia. Grazie. Senti, Nino. Dimmi. Io ti volevo chiedere una cortesia. Certo. Se tu un giorno avrai fortuna, e io te ne auguro tanta, mi presterai 1 milione. E che devi fare? Devo far cambiare i denti alla mia ragazza. No, io te ne do 10, così cambi proprio la ragazza. Anche questa è un'idea, eh? Ragazzo mio, che aria di malinconia, mi ha cambiato casa, non è più vicino a me. Maledetto treno tu, che l'hai portata via, e non ne pensato che era tutta vita mia. La vita mia, ci cresceva il tuo cuore tutti e due. L'amore alle portate di Satù. Maledetto treno tu, nemico del mio bene. Se non ne accusiva la pigliava l'avvenire. Non può capire per me com'è importante. Quei suoi capricci ti mancano tanto. Le sue persiane nel buio abbassate fanno morire a chi è innamorato. E tutte sere la stessa canzone, lei mi cantava ad un po' balcone.
l'hai portata via. Tua goluscia strade di noi vorne stata mia. Portamo con te sotto a queste gallerie. Salva la sta amore, non straccia che sta poesia. Non può capire come non è importante. Quei suoi capricci mi mancano tanto. Che cosa sei, che cosa sei? Questa gli è la stanza. Guardi che bell'armadio che ha, con le sue antine, vede quanto gli è bello, lei è tutto noce, questo lo regalò la mia nonna, una brava donna, la mia nonna, venga a vedere, venga, guardi che bella veduta, guardi, un'aria respirabile, quando le giorno è giorno, quando le notte è notte, è meraviglioso da qui, sì, e poi là in fondo c'è il telefono, che cosa sei, che cosa sei, ah, e guardi che telefono, ecco, basta che le suone, decine di inservienti di camerieri sono pronte a servirla, poi guardi, la biancheria l'è lavata con uomo. Senta. Ma che sto puzzo? Scherza. Come lo? È afrodisiaco. Di là c'è il termosifone centralizzato, servizi, le docce d'acqua tiepida. Venga. Oh Gesù, che orrore! Un topone! Ma che succede? Dio, che orrore! Si calmi. Ma no. Ma si calmi. Lei è terrorizzato. Ma non c'è nessun pericolo. Lasci fare a me. Sa che faccio io? Le porto domani una colla speciale. La spalmiamo sopra un pezzo di cartone e il dopo ci rimane appiccicato. Ma gli è proprio sicuro. Vada. Certo, tra. Si calmi. Venga, non corre più nessun pericolo. Ecco, sia tranquillo. Oddio, capelli! C'è il da parrucco. E mi raccomando, se rientra dopo la mezzanotte, troverà le chiavi sotto lo stuaino, sul pianerottolo. Non ci fare caso, sai. Quando la conoscerai meglio, vedrai che è ancora peggio di così. Senti, visto che coabitiamo, perché non ci presentiamo? Certo. Craveri, pensionato. Nino Esposito. Di Napoli? Naturalmente. Ti avrei giurato. Bravo gente i napoletani. Grazie per la mia città. Grazie. Sono certo che stai cercando lavoro. Ma che mestiere fai? Potrei definirmi un piccolo autore in cerca di fortuna. Scrivo poesie. Io mi rivedo in te ai miei 20 anni. Bravo. Guarda però, ragazzo, hai scelto un campo difficile, eh? Sì. Sì. Vedi, se non ti riesci a rientrare nel consorzio... Consorzio? E che cos'è il consorzio? È quello degli eletti. E chi sono questi? Io no. Però ti aiuterò. Grazie. Nonno, visto che sei così buono, per caso conosci questa strada? Quartieri alti. Hai qualche amico? No, la mia ragazza. Complimenti. Però ricorda... Dove non c'è l'amore, dove non c'è nessuna che ti tormenta il cuore, questa è la strada della fortuna. Bravo! Ciao, Ma guarda, sistema c'è adesso, io mi ritiro, ti saluto, domani ti faccio avere la pianta della città. Ok, grazie. E benvenuto a Milano. Ciao. Azzù, che forza, la poca si addormiva male. Nino! Anna, come mi sei mancata, amore mio? Amore mio! Mamma, corri, guarda che bella sorpresa! Cosa c'è? Nino, come sono contenta! Salve, signora, come sta? Ma quando sei arrivato qui a Milano? Sono arrivato ieri sera, avevo pensato di telefonarvi, ma poi mi sono detto è meglio che vado di persona. Hai fatto bene. Vi ho portato queste. Che belle che fate sono. Fate due per uno. Che carino. Il fioraio c'aveva solo queste. Sono stupende. È vero. Il telefono rispondo io. Vai, accomodati. E il Maggiore dove sta? Eccolo qua, sta qua. Gabriele, guarda un po' chi c'è. Maggiore! E quello che si vede il nostro come Nino! State, eh? Ci fai il gran Oh, ma ti sento sfizzi qua. Vieni, cediti, racconta un po' tutto, va. Mi sono trasferito qui. Poi immagino che tu abbia un lavoro, non è mica facile trovare un posto a Milano, eh? È piena di disoccupati. Non c'è problema. Un mio amico ha pensato a tutto. Dovrei lavorare per una casa editrice qui a Milano. Bravo, Nino, bravo. Spero di farcela. Ma certo che ce la farai, ne sono sicura, ce la farai. E dove abiti? In un residenza qui vicino.
Ma i coloni forse? No, non è. Adesso quello. Basta con le domande, papà. Visto che oggi è una giornata particolare, dobbiamo festeggiarla in maniera particolare. Usciremo con tutti i miei amici e faremo una serata in tuo onore. A proposito, vieni a vedere il mio nuovo pianoforte. Calma, Anna, senti, sei d'accordo, Nino? Forse altri impegni. Ma lasciali fare, sono giovani, sono rivisti adesso, ma lasciali stare, no? Una cosa, Nino, sono veramente contenta di essere riuscita a conoscere una persona come te. Sei stupendo. Anna mi ha raccontato delle cose bellissime su di te. Ma come fai a scrivere tutti quei versi? Quelle belle parole? Dove le prendi tutte quelle idee? Quale idea? Ma dai, le tue canzoni, le poesie che scrivi. Senti, ma non possiamo cambiare il discorso. Parliamo di altre cose. Qui parliamo sempre del mio lavoro, del mio lavoro. Mi sono stancato. Dai. Ok. Andiamo a ballare allora? Almeno questo lo dico io, eh. Andiamo a ballare, ma ti avverto che sono un campione. Ok, andiamo. Allegria, allegria. Guardate che cavoliere che sono, guarda. Allora le donne, sì. E a me? No, 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 no. A me la bottiglia. È buono. Ecco il conto, signore. Grazie. Ma leggo bene? 400.000. Allora l'ho letto proprio bene. C'è qualche problema? No. E che problema c'è? Ecco qua, c'è un solo problema. Che ti amo. Oh, bentornato. E che ci fai qui? Hai fatto un po' di baldoria, eh? No, mi fa male la testa, ho bevuto un po' troppo. Bravo, stavo leggendo i tuoi versi. Buoni, veramente, mi sono piaciuti. Bravo. Mi piacciono? Molto. Grazie. E che cosa è questa? Questa è la mia vecchia macchina da scrivere. Io l'ho usata per tanti anni, adesso è un secolo che non la uso più. Non mi serve. Ma a te può essere utile. Ti la regalo. Sei favoloso, nonno! Fantastico! E voglio darti un consiglio. Non bere. L'alcol rovina, non aiuta, e poi costa un sacco di soldi. A chi lo dici? Lo dico a te. Avessi trovato io qualcuno che ai miei tempi mi avesse dato questo consiglio. Lo vedi questo? M'ha rovinato. Ma te no! Tu puoi e devi riuscire. Rimboccati le maniche, tacci dentro, a corpo morto, e non deludere questa vecchia macchina da scrivere come l'ho delusa io. Non ti preoccupare, nonno. Non la deluderò. Né a lei,
E ne a te. Ehi, nonno! Lì sopra? Chi è? A proposito, gli è arrivata una lettera per lei oggi. Sì, sta lì sopra. Le fa una trappola, eh? Sì, sì, lì sopra. Il topolino? Dunque. Che fa? Ma non c'è! C'è! Metterai un pezzettino di formaggio qui. Profumo, la trae! Salta! No, no, allora! Finalmente! Ma che fai, sei matto? No, non ce l'ho fatta! Che è successo? È la Conversi! Ha preso la mia poesia! La Conversi? Sì! La tua poesia? Sì! Figlio mio, che gioia che mi dai! Devo congratularmi con lei. La forma e il contenuto della poesia sono notevoli. Denotano grosse qualità poetiche. Ciò vuol dire che l'autore è un vero artista, raro in questi giorni. Vuol dire che lei accetta il mio lavoro? Sì, sono disposto ad acquistarla. Che significa acquistare? Acquistarla significa che le do un assegno di 1,5 milioni ed oggi noi diventiamo proprietari assoluti della poesia. E potremo farla firmare da qualsiasi persona di nostro gradimento. Ciò significa che un altro avrà il merito di quello che ho scritto io. Praticamente è così. Neanche per sogno. Io ho scritto quella poesia. Io l'ho inventata. E non permetto a nessuno di rubarla. Né a lei, né a nessun'altra persona. State voi buoni. Ma vaffanculo. Sei contenta per il regalo? Moltissimo, Nino, grazie. È solo una cosa, è solo per... Ora vedrai. Oh, Nino, sono così contenta. È un anello bellissimo, ti sarà costato una fortuna. Ho soltanto paura che tu stia spendendo un po' troppo per me. Ma io sono pieno di risorse, eh? Lo so che sei pieno di risorse e io sono orgogliosa di te. Sono certa che sponderai. Avevi ragione, Sissi, sono proprio qui. Ci cercavate? Ma mi sembrava che avessimo un appuntamento, no? Appunto per questo stavamo qua. Vi stavamo aspettando, no? Carino, sembra quasi un anello di fidanzamento. Ti piace? Gliel'ho regalato io. Beh, ma allora festeggiamo. Non mi sembra il caso, andiamo via. Forse preferiscono stare da soli. No, aspettate, perché? Dai, restate. Anzi, sono contenta, Sissi, che tu sia la prima a sapere di noi due. Ragazzi, venite qui. Cameriere. Ciao, Nino. Ciao, Nino. Ciao, Anna. Ciao, auguri. Complimenti. Complimenti. Senti, perché non ce ne andiamo a ballare? Certo. Che bei fidanzati. Sono innamorati cotti. Ciao, a dopo. Ciao, Anna. Li hai invitati tu a quelli là? No, veramente oggi ho incontrato Sissi, ma eravamo rimasti così, sul vago. Di, ma ti dispiace? No, e per essere felici mi basta averti vicino. Pronto, Lucio? Sono Nino. Allora, che hai fatto?
Niente ancora? Ma come? Cerca di rimediare, fai presto. Non ho neanche una lira, hai capito? Nino, ti prego, dimmi che cos'hai. Sono giorni e giorni che hai il muso. Non ci vediamo più neanche la sera. Che cosa ti è successo? Niente, Anna, è che... sto scrivendo un sacco di cose. E ho bisogno di tanta tranquillità. Nino, sii sincero con me. Mi vuoi ancora bene come prima? Certo. Anna, ascolta. Qualunque cosa debba accadere, ricordati che io ti amerò per tutta la vita. E se un giorno tu dubitassi, basta che guardi questo anellino e lui ti dirà che il mio amore è sempre con te. Oh, Nino. Io ti amo, Nino. Baciami. Per il ciclo dedicato a Ingrid Bergman, potrete assistere al film di Victor... Buonasera. Buonasera. Mi dà la chiave, per favore. La chiave? Ho due messaggi per lei. Ha telefonato una certa signorina Sissi. E l'altro? L'altro? È un mese che mi deve pagare l'affitto, sa? Capito? Abbia solo un po' di pazienza. Pazienza? Presto la pagherò, non si fa. Se un mi paga entro stasera, io sono costretta a sbatterla fuori, gli è chiaro? Nino. Eh? Vieni qua. Ciao, nonno. Ciao. Sento che sei in cattive acque, eh? Io posso aiutarti, ho un paio di 100.000 lire, te le presto, me le ridarai quando potrai, però mancano ancora dei soldi. Vendi la macchina da scrivere. No, questo non lo farei mai, nonno. Ti ringrazio, non servono i tuoi soldi. In quanto alla macchina da scrivere, ci sono troppo affezionato. Non ti preoccupare per me, ho già pensato come risolvere. E come? Telefonerò a un mio amico. Sicuro? Ok? Grazie. Pronto? Sei tu, Nino? Sì, sì, sono io. Ti hanno detto che ti ho chiamato? Ho trovato il tuo messaggio e ho pensato di telefonarti. Mi fa piacere, possiamo vederci? Certo. Vedi, volevo chiederti un piacere. Tieni. È soltanto un piacere che mi fai, sai... È un momento difficile per me, ma può passare da un momento all'altro. Non devi preoccuparti, per me è una sciocchezza. Anzi, perché non fai una bella cosa? Vieni a vivere qui, così risparmi. E con Anna? Come faccio se lo viene a sapere? E noi non glielo diciamo. Facciamo in modo che lei non venga a sapere niente. Cosa ne pensi? Nessuno saprà nulla di quello che succederà tra noi due. Allora... No, non posso. L'amo troppo, non posso tradirla. Non mi era mai successo che un uomo si rifiutasse di avere un'avventura con me. E per di più dopo aver preso 300.000 lire. Ma io ti ho chiesto solo un prestito. Vedrai che te li restituirò. Ma certo. Eppure, sono sicura che ci rincontreremo. E probabilmente sarà diverso. Vedrai. Molto diverso. Pensi? Certo che lo penso. Beh, allora se lo pensi, può darsi. Comunque, grazie. Ciao. Ciao. Rispondo io, papà. Pronto? Pronto? Pronto, sei tu, Nino? Sì, Anna, ascolta. No, ascolta tu, sono molto arrabbiata con te. Sì, mi ha raccontato tutto. E che t'ha detto? Non è vero niente. Per favore, Nino, vuoi lasciarmi parlare? Non mi importa un accidente se non hai una lira. La cosa che non sopporto è la mancanza di fiducia.
Potevi dirlo a me, avrei chiesto aiuto a papà. Ma perché non me ne hai parlato? Ma guarda, Anna, non la mettere su questo piano. Io so che tuo padre c'ha i suoi problemi. Questi sono problemi miei e non voglio che gli altri si preoccupino per me. Va bene, e non prendertela così, lo sai che sono un bravo ragazzo. Vedrai, riuscirò a farcela, diventerò qualcuno. E tu sarai la mia donna, il mio unico amore, il mio sogno, la mia vita. Ti amo, Nino. Ti amo con tutta l'anima. E sono certa che tutto andrà come speri, amore. Sì, Anna. So Anna, che riuscirò a farti felice. Il telefono! Scusa, ora devo riattaccare. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao, ciao, Anna, ciao. Ti amo. Va bene. Ciao, ciao, ciao. Beh, ma non c'è nessuno. Che cosa sei, che cosa sei? Buongiorno, cerco il signor Nino Esposito, me lo chiama? No, un maggiore dei carabinieri. Buongiorno, ragioniere. Buongiorno, signor Anna. Escono presto stamane, eh? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, maggiore, mi dica, maggiore, mi dica. Gli dica che c'è il maggiore Mariani. Sì, maggiore, non si preoccupi, corro, vado. Gli ha combinato qualcosa. Lei gli deve solo dire che il maggiore Mariani vuole vederlo, chiaro? Va bene, va bene, va bene, corro, maggiore, volo, maggiore. Mancava il culatino, ma vada, vada, perda tempo. Nino, ma cosa ha combinato? Ci sono, ma io non l'ho fatto lì, perché dovrei avere paura? Non ho capito. Di chi? Maggiore di Maggiore? Come mai qui? Nino. Che sorpresa! Accomodate! Grazie. Posso offrirvi qualcosa? Bueno, posso bere, sono in servizio. E allora cosa posso fare per voi? Forse sono io che posso fare qualcosa per te. Anna mi ha detto che in questo momento te la stai passando un po' male, vero? No, quando mai? Vuoi dire la verità, eh? Diciamo che negli ultimi tempi non è che me la passa tanto bene. Ma tutto si sistema, vedrai. Pensa che un mio amico ha un posto di sorveglianti in un garage in pieno centro. È il posto per te, è un lavoro pulito, si guadagna bene. Sei contento, Nino? Oh, Nino, è una cosa momentanea, tu hai altre ambizioni, lo so. E tu sai quanto ti stimo per le tue doti, per la tua realtà. Sì, ma non voglio che vi create tutti questi problemi per me. Ma quale problemi? Tu sei un bravo ragazzo e io voglio aiutarti. Capito? Ciao, Nino. Ciao. Buon lavoro, eh? Grazie. Ciao. Maggiore, vi voglio tanto bene. Anch'io. Ciao. Tenga, l'ultima macchina l'ho fatta. Posso avere quel permesso? Va bene, d'accordo, ma domattina alle 7, mi raccomando, eh? Va bene, grazie. Ciao. Ehi, Nino, ciao. Ciao, e che ci fai tu qui? Ho saputo che lavoravi qui e sono passata a salutarti. Mi fa piacere vederti. Sì, senti, se sei venuta per quei soldi, poi te li darò, non ce li ho adesso. Ma no, non ci penso neanche ai soldi. Volevo solo sapere come stavi. Eh sì, mi dispiace, ma adesso vado proprio di fretta. Aspetta un attimo, non puoi parlare un po'? Giovanni, Giovanni, mettiti a disposizione della signorina. Nino, grazie, ciao. Nino, aspetta. Ciao. Ciao. Scusa il ritardo, è molto tempo che aspetti. No, non ti preoccupare. Andiamo. Ah, Nino, c'è un problema. Dovrei tornare a casa perché i miei sono andati da alcuni parenti e io devo fare la guardia alla casa. Ah. Beh, allora io vengo a casa tua e faccio il ladro. Così giochiamo a guardia alla. Ti piace? Sì. Andiamo. Te la ricordi ancora, vero, questa canzone? Come potrei dimenticarla? È stato per merito suo che ti sei deciso a parlarmi, no? Hai ragione. Ed è stata anche per colpa sua, se mi hai trattato come un idiota.
Senti, senti, vogliamo cominciare a litigare? Se vuoi, sì, a me piace litigare, anche perché mi sento forte. Vuoi litigare con me? Dai, vieni, forza. Ma ce l'hai guanti? No, è meglio senza guanti. Oh, ma ero apposta, ma che ci fate me? Ma vedi che sono più Anna! Di te, Tu vieni con me. Ma ti possiamo spiegare tutto. E tu sta zitta. Rimani qui, Anna. Mamma, ascolta, ti prego, stammi a sentire. Ne parliamo dopo. Ma mi lasci spiegare. Sistemeremo questa faccenda in modo definitivo, senza tanti discorsi. Lei ha ragione, ma io non volevo. Ma dopo tutto quello che ho fatto per te, ma io ti ho sempre trattato come un figlio, capito? Lo so. E adesso mi accorgo di aver sbagliato tutto. No, lei non ha sbagliato niente, io sono un bravo ragazzo. Ma quale bravo ragazzo? Dai retta a me, vai, vai, bravo ragazzo, vai, vai. Non ho fatto niente di male, sono un bravo Continuo ragazzo. Continuo col bravo ragazzo. Sono io che ho sbagliato perché ho dato troppa fiducia a tutti, va bene? Vai, per favore, vai. Non tornare più, hai capito? Non tornare più! E quando strada cammino parlando su io con me parlete me. Tutte persone che incontro con me sa sta via smigliano a te. Cerco scusa a tanta gente che hai fermo non sei tu. Faccio mille croce verde come sei tu. Io voglio senza niente, notte senza sogni, niente da te porta più me. Tu ti accusi strano, tu non è mai rimane, che è voltato dirmi con te. Giorni senza cuore, notti senza amore, solo il tuo ricordo con me. Come un guagno, vado verso gli anni, non ce la faccio più senza te. Giorno senza sole, notte senza luna, solo tanta voglia di te. Tu il mio caso messo, la tua foto in tasca, per averti sempre con me. Fatemi male in curio, stasera non voglio che resti con me. Voglio restare soltanto io, pensando che a me che sta sempre qua. Com'è bello sta uscire, quanto bene che mi fa. Lasciamo male in curio, tu sei troppo verità. Non è mai rimane, se portato dentro con te. Giorni senza cuore, notti senza amore, solo il tuo ricordo con me. Come un fumaglio, odio pensa gli anni, non ci faccio più senza te. Vede? Ciao. Ciao. Senti, non ti sembra un po' scomodo parlare in questa posizione? Perché non vieni fuori di lì? Dai. Vabbè. Se sei venuto per quei soldi, adesso non ce li ho. Poi te li darò. Senti, Nino, non me ne frega niente di quei soldi. Sono innamorata di te. Vedrai, con me sarai felice. Ma te l'ho detto mille volte, sei troppo alta. E poi amo Anna. L'ho capito, ma almeno prova. No, non posso amare due donne. Perché? Perché il fisico non me lo permette. Ecco. Stupido. Dai. Io sono un tipo insistente. No, non fare così, mi metto paura, Paura di che? Questa è violenza carnale sui minorenni. Ma non è nessun tipo di violenza. E poi guarda chi è minorenne? Ti voglio bene. Io voglio vivere con te. Altrimenti
Altrimenti cosa? Ti sporco il vestito. Ma chi se ne frega, stringimi. Allora non è soltanto una questione di soldi. Scusate il disturbo, devo aver sbagliato garage. Anna, non è il caso. Non è come pensi. Infatti, niente è come pensavo. Ero venuta qui per dirti che ero pronta anche ad affrontare i miei genitori se fosse stato necessario, ma ora non più. Fai pure quello che ti pare, ma dimenticami. Ma dai, Anna, non fare tante storie. Non è successo niente tra me e Nino. Non è mica la fine del mondo. Già, in effetti, è solo la fine tra lui e me. Accidenti anche all'anello che non esce. Anna. Ah, poco male. Un problema di meno. Anna ce la siamo tolte dai piedi, questo è certo. Giusto. E non è la sola che ti sei tolto dai piedi. Ehi, ragazzi, ma da quale fotoromanzo uscite? Che ti frega? Questa è l'ultima puntata. Notizie dall'interno. Oggi, nel tardo pomeriggio, si è verificato... Buonasera. ...nella periferia est di Milano un incidente... Mi dà la chiave. Una banda guidata da una giovane ventenne... Prego. ...è andata a schiantarsi contro un pilone sulla tangenziale... Buonasera. ...della città. La guidatrice, tale Anna Mariani, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale centrale del capoluogo lombardo. Le sue condizioni sono subito apparse ai sanitari piuttosto gravi. La prognosi è strettamente riservata e la totale mancanza di sangue del tipo ARH negativo di difficile reperimento rendono le condizioni della giovane disperate. La nostra emittente si fa interprete dell'angosciosa richiesta dei sanitari e dei congiunti della ragazza per reperire al più presto il plasma sanguigno occorrente al caso. Chiunque possegga sangue del gruppo ARH negativo è pregato di porsi in immediato contatto con l'ospedale centrale di Milano. È questione di vita o di morte. E ora torniamo alle notizie di politica. Non è possibile. Il ministro degli interni della Repubblica non è possibile. Ecco. Anna! Anna! Oddio! Anna! Professore, mi dica. Quello che posso dirle è che finalmente abbiamo trovato il plasma. Allora pensa che ce la farà, professore. Speriamo. Grazie. Andiamo. Hai sentito? Come sta? Allora? La paziente riposa tranquillamente. E grazie alla trasfusione, il processo regressivo è stato arrestato. Ora è solo questione di tempo. La ragazza è fuori pericolo. Grazie. 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 Professore, potrei sapere il nome del donatore?
Eh sì, il donatore è un ragazzo e poverino durante la trasfusione si è sentito male. È in corsia, letto numero 13. Numero 13. Ah sì, sì, grazie, vada. Grazie, professore. Grazie. Signora, su, coraggio. Oh, ora è tutto passato. Posso vedere mia figlia? Certo, tra un po'. Nino. Ciao Nino. Come ha fatto a trovarmi? Poi mi stai sottovalutando, sono un maggiore dei carabinieri io, eh. Forse mi ha portato il foglio di via. Ma io sono qui per sapere come stai. Anna come sta? Anna è fuori pericolo. Nino, io so tutto. Grazie a te, la mia bambina è salva. Io sono venuto per chiederti scusa. Ho sbagliato. No. Abbiamo sbagliato tutti e due. Vogliamo bene alla stessa persona. Voi come padre e io come innamorato. Ora è tutto passato, cara. Sono così felice che non immagini. È stato un miracolo. Bella di mamma. Ecco papà che arriva. Ciao papà. Nino. Ciao Anna. Vieni qua, tesoro. Come va? Buongiorno, signora. Come ti senti? Vai, Nino. Anna. Ciao. Come ti senti? Beh, insomma. Ti trovo veramente bene, sai. Ah. Ce l'hai ancora? Mm-hmm. Grazie per quello che hai fatto. Mi hanno detto tutto. Ma non l'ho fatto solo per te. L'ho fatto anche per me. Perché non potrei vivere senza di te. Vieni, Bruna. Lasciamoli soli. Sì. Quanto mi hai fatto soffrire? Perché sei scappato? E tu perché hai fatto lo scemo? Perché non mi hai fatto parlare? Perché stavi con Sissi? Perché stavo con Sissi? Perché sei un cretino. Perché sono un cretino. Ma ti amo tanto. Ecco, signore, fanno 3.000 lire, ma non le sembra un po' troppo? Quante ne vuole? Me ne dà una. Una? Ecco qua. Quante? 3.000. Ecco. Anna! Anna, dove sei? Sono qua. Ciao. Ciao. Grazie. È arrivata questa per te. Ah, grazie. Ti trovo bene. Lo sai, il dottore ha detto che tra pochi giorni posso uscire. Sono contento. Ma che cos'hai? Non sei felice di stare con me e con i miei genitori? Anna... Non vorrei che mi considerassi un ingrato, ma il fatto che tu mi abbiano portato a casa tua non risolve tutti i miei problemi. La verità è che sono un fallito. Ho provato tutte le strade e mi sento come in un vicolo cieco. Ma che cosa stai dicendo? Voglio mandare all'aria tutto, musiche, canzoni, non mi importa più niente. Io non la penso così. E cosa cambia? Sono gli altri che contano. Infatti, e posso dimostrarti che qualcun altro è d'accordo con me, guarda qua. Che cos'è? Beh, sai, quando sono arrivata qui a Milano, ho spedito i tuoi versi ad una casa discografica molto importante. Avevano indetto un concorso per la migliore canzone dell'anno. E due soltanto sono state prescelte, e una di queste è la nostra. Ti illudi. Ho sempre mancato l'ultima mossa. Ma perché, Nino? Sono sicura che questa volta ce la farai. Sei proprio una brava ragazza. Ti ringrazio per avermi aiutato.
Sei veramente meravigliosa. Ringrazio tutti i signori intervenuti a questa manifestazione. Abbiamo in sala i rappresentanti delle più importanti case discografiche nazionali e internazionali, invitati ad assistere alla finalissima di questo concorso che da 30 anni si ripete in questo teatro. Siamo così giunti al momento culminante della serata. Fra pochi istanti conosceremo il nome del vincitore del grande concorso ideato dal settimanale, cioè che assegna un premio alla più bella canzone dell'anno. Vi ricordo che questo particolare premio è riservato esclusivamente alla composizione poetica. Sono certo che vince Nino. La vera essenza della canzone. Come certamente saprete, la selezione operata da più di 40 giurie nazionali ha decretato degno del massimo riconoscimento solo due canzoni. Spetterà quindi al direttore artistico della manifestazione scegliere tra le due canzoni la vincitrice assoluta del premio. Signore e signori, il direttore artistico della manifestazione, Franco Mazzi. Grazie. Signori, un attimo di silenzio. Eviterò inutili preamboli. Ti giuro che non lo sapevo. Quanto doveva essere detto sul premio? Dove vai, Nino? È stato illustrato ampiamente. Il più lontano possibile. Aspetta. Passiamo quindi all'atteso Nino! Mi è stato affidato il compito di scegliere tra le due composizioni la migliore. Che è successo? Perché è andato via, sono Nino? Sono due molto belle. Ti prego, aspetta. Anna, tu hai fatto tutto quello che potevi. Mi dispiace. È meglio che vado, ciao. Ehi, Nino, aspetta. Che altro vuoi da me? Hai avuto l'occasione che aspettavi, non ti basta? Congratulazioni, Nino, sei tu il vincitore. Ti stanno aspettando, forza, dai, vieni a cantare la tua canzone. Ed ecco a voi il vincitore, Nino Esposito. Bravo, Nino! Bravo! Auguri, auguri. Un ragazzo e una ragazza con la stessa idea, nelle mani un libro di poesia, due bagagli, poca roba, tanta fantasia, stanno già su un treno che va via, via, via. Un ragazzo e una ragazza l'hanno giurato addio, tua per sempre io. Una casa tutta loro, una loro vita, questa storia non è più finita. E il suo volume lo sa che bene, e un giorno morto si è buono essere. E il suo volume il bene grimo rimane sempre tua stare io. È sempre con una prima volta, pure quando stiamo appiccicati, non facciamo apposta per far amore e per far pace. Più non sono soli, due bambini figli dell'amore. Lei fa già la mamma eppure ragazzina ancora. Io che canta storie di st'amore. E tu lui, lo sa che bene, e non c'è un volto, se il giorno è sera. E tu lui,